Let's play. E ciao a tutti, squalpesciolini, benvenuti in questo nuovo video di Craft of the World. Come al solito sono Emanuele98 e oggi sono in compagnia di Siete Spacciati a Emarino. Quella? Allora, vediamo, come possiamo osservare, la mia trappola funziona sempre e ci stiamo difendendo abbastanza bene da questi luridi bastardi, pezzi di merda, guardate qua che fanno i ponti. Mi hanno distrutto già tutto qua, diciamo, però diciamo che cioè sono sopravvissuto rispetto a prima che... Ok, andate alla mamma scopertas. No, comunque seriamente ho fatto qualcosa. Ho iniziato a prendere off camera tutte le merdacce inutili. Cazzo, sta perché sta morendo, chi è morto? Dai, ma quando se ne vanno via sti cose? Dai a cagare, stronzi. Ma uccideteli, questi danno belle cose. Bravo. Mi hanno dato un sordo. Uccidetelo. Ok, è morto. Allora, ho iniziato a fare off camera. Sono andato a prendere tutto il bestiame. Che tipo stava qua. Infatti guardate, è rinata un'altra gallina. Noi ce l'andiamo a fottere subito. Guardate. Perché faccio questo? Per fare andate delle belle cose. No, a parte gli scherzi, c'è questa che non vuole entrare qua dentro. Perché? Uno, non so come fare le uova. Come prendere le uova dalle galline? Non lo so. Le uova. No, le uova, scusami. Perché le uova sono a Peach Web, Alessandro, non lo sai. Comunque, il nano sta affogando. No! Non affogare, nano. Allora, stoppiamo dalla nostra avventura contadina qua. Cioè, contadina, da pastoraia, come cazzo si dice. E direi di iniziare... Anzi, direbbe di iniziare a metterci un po'... Cioè, andare avanti un po' con le missioni. Perché le abbiamo un poco trascurate. Direi di iniziare a fare decorazione intermedia. Mentre io crafto un po' di robe, Lanfranco e Alessandro vi terranno compagnia dicendo qualche battuta. O mi sbaglio? Vai, prego. Secondo me è di no. Vai, prego. Prego. No. No, vai, prego. Vai giù, vi picchio se non lo fate. Dite ste cazzo di... No, vai giù, no, veramente. No, basta. Dite le cazzo di cose squallide. Dai, me le avete dette prima a me. Mi avete rotto i coglioni. Adesso che potete farlo, non lo fate? No. Ovvio. Siamo rispettosi. Fate schifo, dai. Intattenete un po' che notte amici. No, seriamente, dai. Raccontate qualcosa della vostra vita, qualcosa che vi è successo, qualcosa... Che cazzo ne so io, raccontate qualche cosa. Ho conosciuto te e mamma mia. Che? Ho conosciuto te. Ok, bravo. Vedi. Che effetto ti ha fatto conoscere un Emanuele 98 selvatico? Il grande errore della mia vita. Grazie, sei un cucciolo, te lo giuro, sei un cucciolo. Lo so. Sei troppo gentile. Tranquillo. È tutto per te. Allora, io. Tu, io, egli, noi, voi, essi. Io sono io. Tu sei tu e gli egli. Anch'io siete. È il mio io interiore, per questo, cioè, capiscimi. Adesso ce ne usciamo con Petrarca. ho un io frammentato. Però è mio, sono io. Però è frammentato. È squallida adesso. Perché Laura non c'è oggi. È andata via. A parte gli scherzi, dai. Dai, Alessa, fammi una battuta pure tu. Dai, voglio una battuta dal nostro mitico Alessandro. Alessandro d'Alessandria. Ok, vai, Alessandro. Alessandra, no, Alessandra. Alessandra!
Ma che cosa devo dire? La battuta, fai la battuta. Ma è razzista la battuta. Dai, fai la battuta triste. Così ti facciamo ridere in faccia da tutti, vai. Ok, una battuta da fuori campo. Di baseball. Questo è bene, questo è bene. Allena Franco, ucciditi. Andiamo avanti, fanne un'altra più bella. Questa è bellissima. È bellissima, guarda. Infatti stanno tutti quanti ridendo. Dai, wow, fate schifo, voglio fate schifo veramente. Ma sapete intrattenere come un buco nel culo, ve lo giuro. Purtroppo. Mamma mia, fate proprio siete. Mamma, hashtag Alessandro e siete spacciati, sono delle brutte persone. Ci sta questa hashtag. Ci sta zio bordello. Allora, io intanto mi sto facendo il culo a craftare e parlare e loro non stanno facendo un cazzo. Cioè, vedete l'utilità di siete spacciati e Alessandro? Cioè, sono proprio utili quando un buco del culo. Cioè io mi sto rompendo le gambe. Niente, a craftare. A scraftare. E, e loro cosa fanno? Niente. Cioè, sta zitti, no, muti. Muti! E non fanno niente. Stare. E non fanno niente. Cioè. Io lo dico, sono delle brutte persone. Cioè, io l'ho sempre detto. Siete delle brutte persone. Fate schifo. Che tu fate ancora voi? Ancora più tutto noi. Ok. Okay. Ok, io direi di togliere quest'albero. Raccogli l'acqua e togli l'albero. Raccogli l'albero. Allora, se ne è caduta la porta. Porta di legno. Ok. Laura non c'è. È andata via. Non guardiamo questo. Cici, tutto copyright. Tu stronza di merda, vai qua dentro. Vai nella cazzo di trappola. Aspettate un attimo. La trappola io posso costruirla là. No, te lo giuro, sto fatto di degli animali eccetera. Cioè della fattoria è troppo bello. Mi sto troppo bello bellissimo. Sì, sì, è troppo bello. Ma che coglione, l'ho portato indietro. Cattura. Non dirlo a tutti, ci si coglione che non tutti lo sanno. Cattura! Ho catturato allora, un'altra pechida! Tosa! Cosa? La cacca rosa, Uffa, non mi tosa! Rimuovi trappola. Ok, non me l'ha fatto usare. Comunque, andammo avanti. Mouse, non mi fare questi 360, mouse. Andammo avanti tanto tempo fa. Perché devo difendermi da questi attacchi. Gli sgherri. No, gli sgherri non stanno qua, stanno su Clash of Clans, giusto? Ho sbagliato. Allora devo difendermi dai siete spacciatini. Perché siete spacciati? Sono veramente delle brutte persone. Voi non lo sapete, ma siete spacciati. Sono la razza più brutta che esiste al mondo. E noi tutti dobbiamo difenderci dai siete spacciati. Perché. Dagli Emanueli. No, gli Emanueli sono brave persone. Non dicono parolacce. Vanno sempre in chiesa. Non è vero. Ah, tu vai in chiesa! Io sì, ma tutti i giorni. Mamma mia, abbiamo completato edilizia, come cazzo si chiama? E abbiamo un nuovo compito, vediamo un po' il compito. Che cazzo è? Nuova tecnologia, lavorazione della pietra intermedia. Nuova tecnologia, alchimia di base. Nuova tecnologia, tessitura. Vediamo un po'. Mi sa che abbiamo sbloccato qualcosa di figo. Abbiamo sbloccato le statuette. Abbiamo sbloccato il filo. Filo. Lol. Allora io direi che adesso finisco di visto. Che figa. No, vabbè, nel prossimo video seriamente ci faremo 4 risate oppure 2, 3 o 4, 6. A parte gli scherzi, faremo veramente belle risate perché Ren e Papi, poi Ren e tu ci vedrà. No, perché seriamente ho sbloccato le cose fighissime. E nel prossimo video Snuffleupagus le faremo.
Cioè, capito? Tu dammi la sveglia qua. Ma questa è da muro, mi hanno detto, quindi io la prendo qua. Ma perché non mi mette. Non mi. Copyright. Io che sto mettendo cose a caso proprio. Ho sbloccato i barili li mettiamo uno a fianco all'altro. Dove stanno i barili? Ma è copyright. No, zitto. Lezzo, sei lezzo. Alessà, che cos'è Lanfranco? Lezzo. Bravo. È bugia. Concordo. Sei lezzo, non fa. Basta. Allora, io direi che il nostro caro Dex, no, il nostro caro cuoco prepara delle bistecche tipo 260. Il nostro caro cuoco prepara delle bistecche e io a questi qua gli do a mangiare un po' di pigne. Che cosa, le pigne? Le pigne. Perché sono delle brutte persone, hanno fatto i cattivi e gli do mangiare le pigne. Ma nei barili posso. Allora, rimuovi botte. Rimuovi le botte, ma dai le botte a quel. Ma che cazzo è? Posso cucinare pure vicino? No! 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 Che figata! Sì, si può cucinare vicino al forno! E come fai? Non mi serve più un cazzo. Lol. Vabbè, comunque. Abbiamo un po' abbellito casa in questo video, quindi spero che la casa sta uscendo in bella forma, in bello aspetto, anche se fa un po' schifo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi, posizioniamo il nostro sparatracco. Perché no? Non l'abbiamo costruito. No, lo costruiamo veloce e lo posizioniamo insieme a voi. E Lanfranco nel mentre ci... Che fai, Lanfra? La cacca pupù o la cacca rossa? Sì, la cacca rossa. Ma dai, raccontaci una barzellettina. Dai. Voglio la barzelletta, vai. Voglio la barzelletta. Voglio la la lezzetta barle. Wow, il cuoco so match veloce. So much, addirittura, sei in inglese, no, vabbè. Mamma mia, mamma tua, mamma nostra, mamma vostra. Comunque, ma cosa? Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirci, di seguirci su Facebook. Vabbè, no, i ghibellini non ci. Ma perché sfociamo nell'italiano oggi? Ma che è? È Petrarch, è Dante, e niente più, basta. 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 No, poi c'è Boccaccio. Basta! Ecco, come disse Boccaccio, senza cocco, come faccio? Quindi lasciamo, tralasciando questo, seguiteci sui social network, Facebook, Google Plus, e veniteci a trovare su il nostro TS, e vi ricordo di lasciare veramente tanti like per Siete Spacciati, che fa schifo. Quindi donare un euro all'associazione Piccoli Siete Spacciati in Morte, perché lui morirà, perché lo dico io che morirà. E che dirvi più, vi ripeto che Lanfranco, cioè Siete Spacciati e Mamid verranno al Comic Con, quindi se qualcuno è di Napoli potete trovarci tutte e tre al Comic Con. Come riconoscerci? Ci metteremo le maglie ufficiali degli Italia Sharks, ragazzi, le maglie ufficiali, cioè ufficiali. Detto questo, penso che ci lasceremo. Non ci lasceremo mai. No, a parte gli scherzi, spero che il video vi sia piaciuto e ciao. Si saluta, ragazzi, non vi preoccupate. Ciao.